Buongiorno a tutti e ben ritrovati a tutti, nel senso voi che ci seguite, anche a Diego Gasparoni, oggi c'è lui in regia a sostenermi, a supportarmi. Pensate che faccio tutto da solo? No, non sarebbe possibile che possa fare tutto qua da me, e invece abbiamo tra l'altro il sostegno virtuale di voi che, come dicevo, siete collegati sul canale 91 per quanto riguarda la TV, siete collegati in radio con l'emittente Radio Siena TV, e noi partiamo con Buongiorno Siena. Partiamo con oggi la giornata, l'ultimo appuntamento praticamente dei tre giorni della Merla. E la leggenda dice che l'inverno scatenò la sua ira contro la Merla, messaggera di Persefone, con pioggia, nevicate e vento gelido. Forse questa volta ci risparmia, ma solitamente è così. Invece, per quanto riguarda i fatti più importanti della storia, andiamo indietro, molto indietro nel tempo. All'828 giunge a Venezia il corpo di San Marco, trafugato da Alessandria d'Egitto. 1504 la Francia cede Napoli agli Aragonesi, poi 1776 Alessandro Volta scopre il gas metano. 1876 gli Stati Uniti ordinano a tutti i nativi americani di trasferirsi nelle riserve, ed è appunto il primo atto di un evento, direi, catastrofico per quanto riguarda quello che poi accadrà ai nativi americani. 1892, Norvegia, sulla collina di Holmenkollen a Oslo, viene inaugurato il trampolino per il salto con gli sci. E poi 1950, il presidente statunitense Harry Truman annuncia un programma per lo sviluppo della bomba all'idrogeno. 1951, sì, in questa data del 31 gennaio è Grazie dei fiori, cantata da Nilla Pizzi, la canzone vincitrice a Sanremo nella prima edizione del Festival della Canzone Italiana. Questo potrebbe essere anche l'evento musicale di oggi, ma ce ne sono altri, quindi più tardi parleremo anche di musica. Intanto andiamo al 1963, il Friuli Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione italiana. 1996, un camion bomba si schianta contro i cancelli della banca centrale di Colombo in Sri Lanka, uccidendo 86 persone e ferendone circa 1400. 2012, la Toyota Corolla diventa l'auto più venduta della storia con 37,5 milioni di unità. E ancora 2015, Sergio Mattarella eletto 12° presidente della Repubblica Italiana. I compleanni per i nati oggi, compleanni celebri ovviamente: Franz Schubert, nato nel 1797, compositore austriaco; poi Agostino De Pretis, nato nel 1813, politico italiano; proseguiamo ancora con il tenore statunitense di origine italiana Mario Lanza, nato nel 1921, Crizia, la stilista, nata nel 1925, e poi ancora Bernardo Provenzano, era nato nel 1933, il boss mafioso; e ancora il compleanno di Alessandro Benvenuti, nato nel 1950, attore; poi Salvo Sottile, giornalista e scrittore, nato nel 1973, il calciatore Fabio Quagliarella, nato nel 1983. Insomma, tantissimi personaggi, ma il più atteso, come ogni giorno in questa fascia oraria, è Maura Martellucci. Buongiorno Siena. Il 31 gennaio del 1960 muore il grande Duilio Cambellotti. Era nato a Roma nel 1876 e fin da giovane frequenta la bottega del padre, che è intagliatore e decoratore. In età scolastica segue lui stesso un corso di decorazione e si diploma. All'inizio della sua attività si dedica al manifesto e all'illustrazione di cartelli teatrali e pubblicitari. In seguito si farà apprezzare con le illustrazioni per la Divina Commedia di Alinari, questo è un esempio fra tutti. Collabora con numerosi editori e riviste, tra cui L'Avanti, Nuovissima, nella quale si profuse lo stile Liberty. Artista a tutto campo, tra il 1905 e il 1906 si dedica a varie attività, tra cui la decorazione della ceramica, le scenografie teatrali, e realizza scene, costumi e locandine per le maggiori opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, che vengono rappresentate nei teatri di Roma e anche nel Teatro Greco di Siracusa. Fu progettista di interni, arredi, decori per ville e abitazioni private. Nel 1911, insieme ad altri artisti, organizza la mostra dell'Agroromano nell'ambito dell'Esposizione Universale a Roma, e nel 1914 ottiene l'insegnamento presso l'Istituto di Belle Arti e gli editori
Bempora e Mondadori lo chiameranno ad illustrare le loro pubblicazioni. A Siena, nel 1928, furono rinnovati i costumi del corteo storico e il Monte dei Paschi volle omaggiare la città con un prestigioso volume dedicato alle contrade e al palio, e fu commissionato proprio a Cambellotti la realizzazione grafica di questo volume, che doveva accompagnare il testo di Misciattelli. L'artista, consapevole anche delle origini senesi degli avi materni, profuse da subito il suo massimo impegno e nei due anni successivi visitò spesso Siena, annotando i momenti salienti della festa, dei monumenti senesi e dei costumi. Nel 1932 viene pubblicato Il Palio di Siena, un'elegante opera che esaltava le tradizioni della città, delle contrade e di tutti i senesi. Un pezzo che ancora oggi viene chiamato affettuosamente il Cambellotti e che ancora oggi racconta la storia di Siena, del Palio e delle nostre contrade con queste immagini originalissime e bellissime. Oggi è mercoledì, quindi avremo l'aggiornamento con la Polizia Municipale di Siena per la viabilità e avremo anche modo di poter affrontare un argomento che caratterizza un po' il territorio e soprattutto le ordinanze e comunque le regole da rispettare per quanto riguarda la viabilità e non solo. Intanto andiamo alle notizie, alle nostre notizie flash con una critica che arriva nella prima news, una critica al governo perché il titolo è assistenza a 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, ecco come il governo Meloni smonta una buona legge. E poi il caso apostolico in Cassazione, il PM atti alla Corte Europea, ma per la Procura è illegittima la disapplicazione del decreto da parte della giudice. Mentre per quanto riguarda Monica Consolini, chi è, direte voi, è una persona che ha fatto un viaggio di 2 anni in bicicletta intorno al mondo. La 33enne originaria di Lazzise, in provincia di Verona, pedalerà per circa 35.000 km visitando 25 paesi. L'idea del progetto, appunto, con i sorrisi che saranno l'unico mezzo di comunicazione che avrò quando non parlerò la lingua del posto. Insomma, si prepara a questo progetto e avrà modo poi di raccontarci il suo viaggio intorno al mondo. L'annuncio delle milizie di Hezbollah in Iraq, sospendiamo gli attacchi agli obiettivi degli Stati Uniti, Hamas valuta la tregua, Israele si spacca. Le notizie di mercoledì 31 gennaio sul conflitto, appunto, in diretta. Liliana Segre dice: non rispondo delle azioni di Israele. E ancora, per Italia-Africa, Ridolfi promuove il piano Mattei, un buon inizio, ma per andare avanti servono anche le ONG. Il piano Mattei, appunto, un buon punto di partenza, il seguito è tutto da scrivere, bisogna farlo su 3 pilastri: investimenti, società civile, dialogo. Questo è il giudizio del Summit Italia-Africa da parte di Roberto Ridolfi, il presidente del Network Link 2007, che riunisce 16 tra le ONG italiane più importanti. In questo caso l'oasi dei fenicotteri, poi la laguna, le paludi, gli acquitrini che salvano il pianeta. Il 2 febbraio si celebra la giornata mondiale, ne parleremo anche noi. Le zone umide proteggono, purificano, sono aree di transizione tra terra e acqua, compongono appena il 6% della superficie terrestre, ma assorbono il 30% di tutto il carbonio del mondo, il doppio di tutte le foreste, appunto, mondiali, e giocano un ruolo fondamentale. Ne parleremo sicuramente tra le ricorrenze dei prossimi giorni. In ricordo di Paolo Graldi, il suo esempio, le libertà, appunto, nella chiesa di San Salvatore, in Lauro, con la moglie Simona in prima fila, ci sono tutti quelli che dovevano esserci per questa cerimonia. Andando ancora avanti, Parigi assediata dai trattori, i palazzi dell'Unione Europea che si blindano, vertice europeo di urgenza. Già non se la passava bene, ma adesso l'accordo commerciale tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano potrebbe finire definitivamente fuori strada, schiacciato sotto le ruote dei trattori. C'è questa protesta, lo sapete che sta andando avanti, una protesta che ha assunto contorni importanti per quanto riguarda, appunto, quello che sta accadendo. PNRR, cantieri in ritardo, le imprese, la burocrazia sta rallentando le opere. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza accelera, ma non corre, anzi ci sono 9 miliardi di grandi opere che hanno difficoltà a partire. Questo l'allarme lanciato.
Giappone, chi è la donna che può salvare i conservatori dopo scandali, crisi e gaffe? E quindi è la ministra degli esteri che è data in ascesa a pochi mesi dalla fine del mandato del primo ministro, e si parla di elezioni e di quello che potrà accadere anche per quanto riguarda appunto paesi lontani da noi, in questo caso il paese asiatico, e lei potrebbe essere la prima premier nella storia del Giappone. Un'altra notizia è quella che ci porta alle regionali, con Schlein che apre sull'intesa, ma Conte è freddo, serve un progetto, la segretaria prima è meglio è, il leader del Movimento 5 Stelle a Prodi, mai detto che Trump e Biden sono uguali. Insomma, è un po' di schermaglia politica per quanto riguarda le elezioni che arriveranno, e per quanto riguarda invece chi arriva adesso, arriva la Polizia Municipale. Andiamo a collegarci con la centrale operativa in questa giornata per fare il consueto giro di collegamento e andare a sentire l'ispettore Laura Angiolini, che è collegata con noi, alla quale diamo il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e una buona giornata a tutti dalla Polizia Municipale di Siena. Non si registrano al momento problematiche nelle nostre strade cittadine in questo mercoledì 31 gennaio, che vede in corso di svolgimento il mercato settimanale delle merci nell'area adiacente alla fortezza Medicea. Proprio per lo svolgersi del mercato settimanale, oggi sono stati sospesi gli interventi di potatura, siepi ed alberi a cura del Servizio Aree Verdi del Comune di Siena, che stanno interessando varie aree della nostra città. Dopo Viale Sardegna, Viale Vittorio Emanuele e Via del Vecchietta, l'importante operazione di decoro urbano sta interessando la zona del Giardino Bruna Talluri, Via Biagio di Montluc, Via Diaz, e queste sono aree sono interessate dalle ore 9 alle ore 17 di domani, giovedì 1 febbraio, e venerdì 2 c'è in atto un divieto di sosta con rimozione per permettere appunto l'effettuazione di questi lavori, grandi lavori di potatura. L'invito è quello quindi di prestare attenzione alla segnaletica in atto. Per quanto riguarda invece le ordinanze, in via delle Sperandie proseguiranno fino alle ore 10 di venerdì 9 febbraio i lavori urgenti dovuti alla riparazione di un guasto idrico che ha interessato la parte sottostante di una porzione di carreggiata. Pertanto ricordiamo a tutti che l'intera zona e la viabilità risulteranno ancora modificate, e si ricorda che non sarà possibile il transito da Porta San Marco a Porta Tufi all'interno della ZTL fino al completamento ovviamente dei lavori. Via Campanzi, per la delimitazione di un'area di cantiere con ponteggio edile fino alle ore 18 di giovedì 29 febbraio 2024, tra i civici 8 e 18 e nell'area più spiccente il civico 15 e 17, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione. In particolare domani, giovedì 1 febbraio, quindi prestare molta attenzione, dalle ore 9 alle ore 17 tutta la via sarà interdetta al transito degli autobus e TPL similari a causa di un restringimento della carreggiata, e per tale necessità il traffico veicolare e pedonale potrebbe essere interessato da brevi interruzioni. Poi lì ci saranno a terra dei movieri che aiuteranno appunto sia veicoli che pedoni. Quindi per oggi, diciamo, per quanto riguarda le ordinanze è tutto. Allora, intanto voi che ci seguite non potete far finta di niente, avete capito tutto, perché l'ispettore Laura Angiolini è stata bravissima nel spiegare, scandendo bene le parole, quella che è la situazione. Adesso con lei vogliamo parlare oggi di un altro argomento. Scegliamo sempre un argomento diverso che riguarda la viabilità, che riguarda le ordinanze, in questo caso l'ordinanza sindacale 1/2024. La numero 1 del 17 gennaio 2024, che ci preme molto ricordare ai cittadini, che parla del deflusso dell'acqua piovane. È una recente ordinanza che contiene disposizioni per la pulizia dei fossi, il taglio dei rami, che ci preme tanto ricordare, siepi, sporgenti, e la maturazione dell'area verde. Infatti in questa ordinanza cita, io l'ho qui davanti, mantenere costantemente puliti i cigli, le ripe, i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle che sono prospicienti e adiacenti le strade comunali. Infatti dice che bisogna garantire la regolare visibilità
e viabilità delle strade stesse tramite la manutenzione e l'eventuale ripristino della originale sede degli scarichi a cielo aperto, per esempio come fossi, canali, fossette, del reticolato superficiale. E quello che ci preme appunto è tenere pulite i corsi d'acqua superficiali, nonché i fossati e i canali. E una cosa, una raccomandazione che si evince anche dall'ordinanza, infatti, è quella che il ristagno dell'acqua può richiamare topi oppure il proliferare di insetti, e le acque, le frutescenze possono diventare maleodoranti. Quindi ecco, gli interventi sono, richiama sempre l'ordinanza da effettuare intorno, entro il 15, cioè sono due, vanno fatte entro il 15 di aprile di ogni anno e il 31 di ottobre. Ovviamente prevede anche sono previste anche delle sanzioni, il fatto di non adempiere a questa ordinanza, quindi che vanno da 25 a 500 euro secondo quanto disposto dal decreto legislativo 267 del 2000. Quindi noi la raccomandazione è quella di, come sta facendo questa amministrazione, di tenere pulito, cioè questa grande operazione di decoro urbano, ma questo è anche un problema anche di sicurezza. Perché spesso ci troviamo ad intervenire di notte con i vigili del fuoco per un albero, per dei rami, quindi ecco la raccomandazione soprattutto che ci preme è questa. Grazie allora per questa informazione. Ricordiamo allora, per quanto riguarda la modalità di pulizia fossi, taglio rami, siepi sporgenti sulle strade, e anche per quanto riguarda la manutenzione delle aree verdi in certe aree appunto inedificate. Questo è quello che ci ha raccontato l'ispettore Laura Angiolini, che ringraziamo. Ci ritroviamo mercoledì per un nuovo aggiornamento con la viabilità. Grazie alla polizia. Buona giornata dalla polizia municipale. Buongiorno. Grazie a voi, un saluto. Quindi vi raccomando sempre di prestare attenzione a quello che ci raccontano, per non poi incorrere nelle sanzioni, che sono sempre, oltre che dal punto di vista economico ovviamente un danno, anche molto fastidiose. Quindi l'importante è essere sempre in regola con quelle che sono le leggi e le ordinanze. Beh, io vi potrei raccontare tantissime cose che accadono qua nei fuori onda, o comunque per quello che riesco a vedere. Intanto vedo Nilde che è salita in braccio al nostro regista, e Diego Gasparoni mi ricorda un po' il capo della Spectre, avete presente 007, no? Quando c'è questo personaggio così un po' fastidioso anche per quanto riguarda quel ruolo che interpreta, che carezza il gatto bianco. Ecco, più o meno è questa situazione. Il gatto bianco noi non ce l'abbiamo, è un gatto rosso, e intanto divagando siamo arrivati al momento di andare a controllare invece le cose serie, quelle che riguardano l'ANSA. Ci sono dei lanci di agenzia nella notte, quindi direi di aggiornare la situazione. Alle 6.31 Pakistan, 14 anni all'ex premier e a sua moglie per corruzione. Questa è la notizia che arriva dall'aggiornamento più recente. Poi, per quanto riguarda invece Amadeus Assinner, la notizia di ieri sera: se non vieni ci dispiace, ma ti fiamo lo stesso. E quindi il messaggio di Amadeus Assinner in vista del Festival di Sanremo, e quindi il Sinner dicono che non andrà, e Amadeus se ne sta facendo una ragione. Alle 20.32 Meloni che sente Orban sul caso di Ilaria Salis, e quindi ci saranno degli aggiornamenti, speriamo presto, speriamo bene, e soprattutto speriamo con una situazione che andrà in qualche modo a migliorare per quanto riguarda questa foto, che è inguardabile, dobbiamo dirlo, questa immagine che vi mostriamo. E in riferimento a questo torniamo alle news flash con Ilaria Salis e Meloni che sente Orban, appunto, garanzie per la docente in arresto, il gelo della Lega sull'attivista, ogni paese punisce come vuole. In questo caso appunto il riferimento dopo il lunghissimo pomeriggio fatto di inviti incalzanti dell'opposizione. Poi Naspi fino a 1000 euro in più di disoccupazione, ecco gli effetti della rivalutazione Istat sugli assegni, l'assegno di disoccupazione sale fino a 1000 euro all'anno, e ci sono forse insomma qualche buon spiraglio, ci sono degli spiragli positivi per quanto riguarda l'assegno di rivalutazione. Invece per Franco Morbidelli l'incidente a Portimão, come sta adesso il pilota della Pramac in ospedale dopo una brutta caduta sul circuito portoghese dove si stava allenando, ha perso conoscenza ed è stato soccorso dai fratelli Marquez. Coppa d'Asia, Mancini, Arabia Saudita eliminato, la Corea del Sud vince, lui va via prima della fine. Dal ruolo di favoriti all'eliminazione agli ottavi, l'ex CT dell'Italia Roberto Mancini rimedia la prima figuraccia sulla panchina dell'Arabia Saudita, si prepara a una nuova ondata di polemiche. Baren Boyn sul podio, grande miscela di emozioni, in questo caso si parla di musica, si parla di cultura, mentre c'è il caso Careggi, ne abbiamo parlato anche lunedì.
farmaci per bloccare la pubertà, il ministro garantire la sicurezza. La risposta all'esposto dell'avvocato Bernardini De Pace e l'appello di Arcilesbica. Andiamo avanti, super bonus, la falla nel decreto, in questo caso accertamenti fiscali per chi non completerà i lavori avviati con il super bonus, che non coprirà tutti i contribuenti. Invece per Alessia Pifferi il processo in tilt, la PM lascia, accusa spaccata sull'indagine sulle psicologhe, e in questo caso la decisione di indagare le psicologhe di Alessia Pifferi, avvenuta nel bel mezzo di uno dei processi più in risalto a livello mediatico a Milano, ha finito per spaccare definitivamente appunto l'accusa. Sinner Sanremo, se ne parla ancora, Amadeus fai quello che ti senti, Binaghi aveva detto deluso se va, giornata romana per Yannick Sinner che ha incontrato la Presidente del Consiglio Meloni, anche lei gli ha detto di andare a Sanremo, ma il Presidente della Federtennis si è inserito nel dibattito, Yannick va preservato. E poi l'arbitro anonimo alle Iene, seconda puntata, quel rosso a Simeone in Inter-Napoli. Torna a parlare alle Iene l'arbitro anonimo che aveva denunciato gravi anomalie nel sistema italiano. Il designatore Rocchi era provato dalle mie parole, oltre alle sue anche la testimonianza di altri quattro ex fischietti di Serie A. Quindi arbitri nella bufera. E invece per quanto riguarda quello che è accaduto a livello televisivo, la caduta di Mussolini, un melodrammatico gioco di coppie, si parla insomma dell'evento di Rai 1 di queste serate, poi caccia, Lega e Fratelli d'Italia all'attacco, meno vincoli sulla specie, visori termici per sparare anche di notte. La proposta del leghista Bruzzone fa seguito a quella del meloniano Amidei, che aveva ipotizzato anche la licenza di caccia per i sedicenni, e anche questa è una notizia che crea tantissime polemiche. Juventus salta la trattativa su Ken all'Atletico Madrid, la Fiorentina va su Belotti, Inter Sensi stasera in Inghilterra. Sono le notizie di aggiornamento del calciomercato con tutte le trattative e le indiscrezioni della giornata. Di nuovo un'altra news su Sinner a Sanremo, Amadeus non volevo metterti in imbarazzo, capirò se deciderai di non venire. Stati Uniti, Iran, allarme escalation, Biden che prepara la risposta ai soldati uccisi in Giordania, ecco le ipotesi per l'attacco. Joe Biden ha deciso come rispondere all'attacco contro la base degli Stati Uniti in Giordania, che ha causato la morte di 3 soldati americani, i primi dall'inizio del conflitto a Gaza. E poi per quanto riguarda invece Luca Traini, che invia il tricolore alla mamma di Pamela, nel 2018 si vendicò con un attentato a Macerata, lei ti voglio incontrare, gli occhi lucidi di chi soffre per quella figlia che non c'è più, la forza di chi però non si arrende e continua a lottare per ottenere giustizia. Da questa notizia invece a quella che è, insomma, per quanto riguarda Bologna, la situazione dei 30 all'ora, incidenti e feriti in calo, meno 21% in 2 settimane, dati sorprendenti ci dicono in questo aggiornamento. Dopo 2 settimane dall'entrata in vigore di Città 30, a Bologna si registra una diminuzione del numero di incidenti circa del 21%. E siamo arrivati al momento della pubblicità e abbiamo già un ospite in collegamento, quindi restate con noi. Parliamo soprattutto delle materie che sono state rese note per quanto riguarda la seconda prova appunto della maturità, e c'è il greco al classico. Abbiamo letto dei commenti dei ragazzi, qualcuno ha detto sono terrorizzato al pensiero appunto del greco come materia d'esame, e noi vogliamo parlare di questo con il preside del liceo Piccolomini, che ancora una volta è disponibile ad essere nostro ospite, quindi salutiamo Federico Frachi. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovato. Allora, al preside Frati noi chiediamo se davvero fa così terrore, se davvero c'è fibrillazione per quanto riguarda gli studenti del liceo, aver saputo, aver conosciuto, insomma, di questa notizia del greco al classico per ovviamente l'esame di maturità. Allora sì, come dicevi, l'esame di maturità effettivamente muove delle corde un po' imprendibili, difficili da controllare dentro i pensieri degli studenti. Ovviamente con le materie c'è sempre un po' di anteprima di ciò che appunto dovranno poi vivere dal punto di vista emotivo. L'esame di maturità coinvolge in modo profondo il nostro vissuto interiore, però il greco perché è vissuto con preoccupazione? Perché effettivamente è la materia tra quelle del liceo classico che affronta un grande
Abbiamo qualche problema con il collegamento, magari forse se il preside può spostarsi un attimo, perché sentiamo un po' a tratti le sue parole, quindi vorremmo capire bene appunto in merito alla situazione del Greco e quindi la materia d'esame, seconda prova della maturità. Ecco, proviamo adesso, vediamo allora, vediamo se mi sentite meglio. Adesso sicuramente meglio. Ok, allora dicevo che il Greco è guardato sempre con un pochino più di preoccupazione, perché si studia per un'ora in meno rispetto al latino, perché ovviamente è una lingua ancora più misteriosa, però appunto sfidante. I nostri ragazzi ovviamente sono bravi, preparati, non sono sicuro che non avranno difficoltà a affrontare questa prova. È strana questo abbinamento alla materia esterna, cioè il fatto di mettere come seconda prova il Greco, è successo ovviamente altre volte. In questo caso però c'è una ricorrenza abbastanza rara. Il Greco assegnato ad un membro esterno è successo nel 2018, e poi prima bisognava risalire al 1999, è veramente abbastanza addirittura. E quindi i ragazzi così si sentono come designati di una cattiva sorte che sicuramente non li riguarderà, ma almeno con buon senso. Nel 2018 la versione di Greco fu abbordabile? Appunto no, purtroppo ce la ricordiamo ancora come una versione particolarmente ostica, e quindi appunto per questo si sono scatenati un po' di ansiette, come inevitabile. Però veramente l'elemento che oggettivamente un po' sorprende è che abbiano questa seconda prova con una commissione esterna, senza considerare il percorso degli studenti che arrivano quest'anno in quinta, che come sapete è segnato dall'esperienza del Covid. Ora, il Covid non può essere una scusa per tutte le stagioni, ma nel loro caso effettivamente ha conciso i due anni di didattica a distanza per il Covid, hanno conciso con i due anni del biennio, no, del vecchio ginnasio, in cui si pongono le basi per le competenze di traduzione del greco e del latino, e averlo fatto da remoto ovviamente ha lasciato qualche incertezza. Quindi in questo senso c'è anche un dato oggettivo nella loro preoccupazione. Ovviamente. Dobbiamo liberare il preside, ovviamente per motivi di orario in questa fascia così particolare, sono le 7.44, però avrei ancora un paio di domande, quindi velocemente. Come è cambiato negli anni l'approccio all'esame di maturità, soprattutto la preparazione, diciamo, in primavera all'esame? Allora, l'esame di maturità non ce la fa a perdere questo valore simbolico un po' pesante, come una volta con l'esterno, con una valutazione alla fine che fa sintesi di un percorso in cui si tende, no, ad associare non tanto le competenze esterne quanto un giudizio sulla persona. Cioè, i ragazzi dovrebbero stare tranquilli perché non vengono valutati come persone, ma appunto come studenti più o meno competenti nei vari ambiti. E questo fa sì che ancora si viva con appunto una prima vera prova, una sorta di rito di iniziazione prima di affrontare poi gli impegni della vita oltre il perimetro della scuola. È anche giusto che ci sia questo momento, no? Un po' sfidante, e appunto i ragazzi hanno prima timore e poi in genere soddisfazione per aver superato questo sforzo, mettendo a frutto le loro capacità e quanto sanno fare e quanto hanno imparato a scuola. Ecco, quindi un in bocca al lupo a tutti. Per chiudere, un consiglio, uno soltanto, il primo, il più importante che il preside si sente di dare ai ragazzi che stanno per affrontare la maturità. Continuare a ragionare con la loro testa, fidarsi delle loro capacità, delle loro capacità critiche. Poi nel nostro caso, insomma, il liceo classico ovviamente sono anche davvero forti. Ecco, rispetto a queste ansie, il consiglio potrebbe essere acquisire il sorriso superiore del filosofo, no? Studiano molto filosofia, potrebbero approfittare di questo per prendere la giusta distanza rispetto a quello che è normale, insomma, la preoccupazione per una prova molto grande che mi chiama tutti insieme a dare senso al percorso che hanno fatto
in questi 5 anni. Allora prendetela con filosofia, ve lo dice il preside. Grazie, buona giornata, un saluto a tutti. Voi a voi, buona giornata. Grazie a Federico Frati, il preside del liceo Piccolomini. Adesso, se volete, vi faccio vedere una notizia un po' particolare, un po' curiosa, per quanto riguarda, abbiamo parlato di ragazzi che si stanno insomma avviando al percorso che li porterà all'esame di maturità, e in questo caso di giovani parliamo per questa notizia. Neo assunto si rifiuta di andare al lavoro alle 8, ho un corso in palestra, attacco alle 9. Direte voi, sicuramente insomma la risposta del capo sarà condivisa da tutti. No, assolutamente, la risposta del capo scatena le polemiche, perché ormai siamo fatti così e sui social, quindi moltissimi utenti hanno criticato la critica, scusate il gioco di parole, quindi la reazione negativa del capo, che ha detto appunto che sul lavoro devono essere fatti sacrifici, e quindi giù si sono scatenate polemiche. Anche in questo caso sembrava insomma una considerazione ovvia, no Diego? Invece no, lo chiedo al nostro regista, che però evidentemente insomma abbiamo vissuto in altre epoche, in altri tempi, e quindi adesso va bene così. Da questa notizia curiosa invece a quello che riguarda il nostro viaggio all'interno delle regioni, nelle testate giornalistiche, per andare a cercare quella che potrebbe essere una notizia di interesse, comunque che attira l'attenzione, siamo al Messaggero Veneto, si parla ancora di Udine, si parla dell'Udinese e si parla del caso degli insulti allo stadio contro il portiere del Milan. No al razzismo, Udinese in campo. Il patron Giampaolo Pozzo dice: abbiamo voluto dare voce a tutti i friulani, e quindi in questo caso una campagna anonima scelta, acquistando un'intera pagina su diversi quotidiani senza firmarla, con il nome della società che ha rilevato nel lontano 1986, perché voleva dare voce a tutti i friulani e ribadire che il razzismo non ci appartiene. Questa è la presa di posizione per quanto riguarda appunto il patron dell'Udinese, e per noi è arrivato il momento di un'altra pausa. E rientriamo, abbiamo anche una notizia che riguarda un autovelox abbattuto sulla strada della strage di Angelica Wutter, preso un giovane, ma non sono Fleximan, ha detto: niente emulazione di un fenomeno, niente strategia o piani collegati ad azioni complesse, ma il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane di Santo Stefano di Cadore, quindi ha abbattuto un autovelox ed è stato preso, poi capiremo se è lui il protagonista di tutti gli altri eventi di questo tipo. Intanto noi torniamo alle vicende senesi, siamo ancora a parlare di contrade di palio, perché insomma la stagione paliesca alle porte, abbiamo cercato anche nei giorni scorsi di fare un po' il punto della situazione con vari protagonisti della corsa e della festa senese. Adesso andiamo ad incontrare un altro ospite, che è il capitano del Bruco, Federico Cappannoli. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovato. Allora, si comincia, ci si prepara, siamo sul punto di partenza per quanto riguarda una stagione intensa. E allora, visto che intanto andiamo al tema dei fantini, visto che ci sono anche delle squalifiche, Cappannoli si è mosso per tempo, ha già fatto, come dire, firmare un foglio per un accordo con un fantino? No, non è nelle nostre esigenze quelle di avere degli accordi ora con qualche fantino. L'esigenza del Bruco è cercare di avere la migliore situazione il 29 mattina, speriamo di riuscire in quello, insomma, ma non certo ad avere un accordo ora. Beh, però possiamo dire che insomma, per esempio, Scompiglio rappresenta sempre un punto di riferimento. Sì, assolutamente, diciamolo senza nessun dubbio. L'anno scorso abbiamo portato avanti tanti ragionamenti, però ovviamente Jonathan non è l'unica soluzione che ha il Bruco, assolutamente. Certo, quindi... noi tra l'altro stiamo mandando in onda delle immagini per quanto riguarda l'ultima carriera che si è corsa in Piazza del Campo, e vediamo il Bruco che con appunto in questo caso con un tentativo di rimonta cercava di arrivare alla vittoria del Palio. Quindi Enrico Bruschelli ovviamente ha ancora chance di ripartire dal Bruco, di ritornare nel Bruco nei prossimi appuntamenti? Ha chance di ritornare nel Bruco, non quella di ripartire dal Bruco, nel senso che io grazie al Palio dell'anno scorso c'ha tante situazioni aperte, noi ne siamo molto contenti, perché sicuramente vuol dire che l'anno scorso, anche senza vittoria, però comunque è stato fatto un buon lavoro, e come dico a tutti, io spero che Enrico abbia tante situazioni per finire di emergere, perché credo sia un fantino che ha tutte le possibilità per diventare un big nei prossimi anni, e il Bruco spera di ritrovarcelo quest'anno ma anche negli anni futuri, e spero
anche con un ruolo diverso rispetto a quello che è stato quest'anno di rilancio, no? Quindi di trovarlo bello affermato, diciamo, insomma. Ci siamo lasciati con le interviste nel 2023, Capannoli auspicava una riflessione, come altri capitani, devo dire, una riflessione insomma sul lavoro che viene fatto, anche sulle sanzioni per quanto riguarda chi non presenta i barberi, anche una riflessione sul mossiere. Riflessioni che sono state fatte? Sì, sì, qualche argomento abbiamo già iniziato ad affrontarlo, insomma quello del mossiere, sapete, è già, certo, già uscito sulla stampa, quindi... È stato rinnovato insomma la fiducia a Ambrosioni. Questa volta dobbiamo dire però non all'unanimità, quindi qualcosa insomma da rivedere forse ci sarebbe o c'è stato o ci sarà. Al di là dell'unanimità o meno, credo che appunto il 2023, come avevo già detto, abbia portato delle riflessioni che vanno fatte non solo con Ambrosione ma anche con l'amministrazione su alcuni aspetti, tipo chiaramente quello sul ruolo della rincorsa nel palio moderno e anche sul ruolo delle avversarie all'interno dei canapi in determinati canoni. Però credo siano riflessioni appunto che si possano fare tranquillamente con l'amministrazione e con il mossiere, sono sicuramente due interlocutori credo pacati e capaci di ascoltare le esigenze delle contrade e quindi di migliorare. Sicuramente, ripeto, ha fiducia e ambrosione, ma alcune cose ci sono da rivederle, non c'è niente di male, insomma. Ovviamente sì, questi due argomenti sono quelli più dibattuti anche ovviamente nel confronto tra i capitani, anche nelle interviste che abbiamo fatto noi, il ruolo della rincorsa e sicuramente le rivalità tra i canapi che tante polemiche hanno scatenato e anche delle sanzioni come pesanti, perché qualcuno dice troppo pesanti, qualcuno dice no, sono giustificate dall'atteggiamento che si è tenuto. Ma credo che tutto sia sempre migliorabile, no? E è normale che ci siano anche esigenze e visioni diverse, grazie a Dio, insomma. Io credo che al di là della dimensione delle sanzioni, insomma, che poi sia una censura, una ammonizione o una squalifica, alcune cose, anche su alcune cose della giustizia in qualche modo ne andrà ragionato un po' con l'amministrazione, perlomeno per avere le idee chiare su quelli che sono i canoni di valutazione, poi una volta che uno sa le regole si adegua, se non può cambiarle, insomma. Certo, tornando al mossiere, un'altra considerazione che è stata fatta è che all'orizzonte non si vedono alternative né per quanto riguarda ovviamente una possibilità diversa da Ambrosione né per un'eventuale sostituzione magari in futuro, nel prossimo futuro. Ma le alternative non ci sono finché non le cerchi, questo credo che sia normale. Il palio senza mossiere non si è mai fatto, quindi le alternative evidentemente ci sono sempre state. Credo che le cose vadano fatte nel momento giusto, ripeto, quest'anno secondo me non c'era né la necessità né l'opportunità di cambiare, di valutare un cambio di mossiere. Credo che poi quando ci sarà questa riflessione, perché poi credo al di là della valenza delle persone, sono ruoli che appunto non si era mai visto nel palio moderno un mossiere, ci stava così tanto, quindi credo poi inevitabilmente, no, prima o poi si arriverà a un cambio, credo quando ci sarà la necessità di vedere a qualcosa d'altro si troverà la soluzione giusta. O perlomeno quella che in quel momento si penserà essere giusta. Essere giusta, ovviamente, certo. E allora intanto ci si prepara ai primi appuntamenti con le corse di addestramento. Noi abbiamo visto nel frattempo delle immagini di Mociano, quindi fra poco ci arriviamo. E ci saranno i capitani, ci saranno le contrade, ci saranno tanti contradaioli presenti e tanti curiosi, devo dire, presenti per quanto riguarda le prime uscite dei barberi. Grazie al capitano del Bruco, buona giornata. Grazie a te, buona giornata a tutti. Salutiamo Federico Capannoli, fra poco andiamo anche con il meteo per l'aggiornamento che riguarda ovviamente quotidianamente quella che è la situazione del tempo. Intanto io posso partire con la prima pagina del Corriere della Sera. Ah, c'è già il meteo? Quindi che velocità. Andiamo al Consorzio Lamma e salutiamo il previsore di oggi. Buongiorno a tutti. Buongiorno e ben ritrovato. Andiamo uno sguardo subito all'immagine dal satellite, ci mostra anche quest'oggi l'area del Mediterraneo praticamente completamente sgombra da nubi, salvo il transito
di innocue velature, nubi molto alte e sottili. Le perturbazioni viaggiano a latitudini molto settentrionali e chiaramente non interessano la nostra penisola. Quella di oggi sarà un'altra giornata quindi dominata dall'alta pressione. Gli effetti li vediamo ancora una volta guardando le temperature nei fondovalle. La mattina fa ancora freddo, sono aumentate leggermente le temperature, ma ancora si segnalano valori al di sotto dello zero. In particolare segnaliamo Arezzo con meno 4, ma tutte le vallate interne fanno segnare temperature al di sotto degli 0 gradi, e questo fa da contraltare a un caldo e temperature molto elevate in montagna, temperature che si mantengono anche oggi costantemente sopra lo zero e lo faranno anche nei prossimi giorni. Per il resto oggi avremo delle nubi sottili in transito sia al mattino che nel pomeriggio. Da un punto di vista termico non sono attese delle variazioni rilevanti, le massime oscilleranno anche quest'oggi tra i 13 e i 15 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, un piccolo cambiamento lo possiamo segnalare, perché tende a aumentare l'umidità, perché i venti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali molto deboli. E questo potrà portare una formazione di nebbie o nubi basse già al mattino, nubi basse e nebbie che faticheranno a dissolversi nella seconda parte della giornata, e laddove queste nebbie o nubi basse stazioneranno più a lungo, anche le temperature massime subiranno una contenuta diminuzione. Questo vale per le zone di pianura chiaramente, perché in montagna queste nubi basse non saranno presenti e le temperature si manterranno, come dicevo, ancora una volta ben oltre le medie stagionali. È tutto. Grazie, ci ritroviamo domani mattina per l'aggiornamento del giovedì per quanto riguarda ovviamente il meteo e Meteolamma, e salutiamo i previsori. Buona giornata. Un saluto a tutti voi. E noi abbiamo detto che avremmo parlato delle prime pagine dei quotidiani nazionali, lo facciamo ogni giorno, lo facciamo anche oggi con il Corriere della Sera e caso Salis, Meloni che chiama Orban, il governo che si muove, manette e catena sono fuori luogo, il piano per i domiciliari, detenuta in Ungheria appunto la Salis con le opposizioni in rivolta, la Lega dice ogni paese fa come vuole, la polemica sull'Olobrigida e quindi polemiche ovviamente che non mancano mai, gli israeliani in corsia travestiti da arabi per colpire Hamas, e poi vola il PIL in Spagna, record nell'Eurozona, segna un più 2,5%, in Italia più 0,7%. Un altro operaio travolto dal treno accade a Brescia, la vittima aveva 51 anni. Il Corriere della Sera poi dedica la fotonotizia all'esperimento del quale abbiamo parlato ieri, impiantato in un uomo paralizzato, il primo chip in un cervello, la nuova frontiera di Musk, il dibattito e gli scenari per quanto riguarda questa notizia così sorprendente e così particolare. Andiamo a Repubblica, prigionieri di Orban, il caso Ilaria Salis, a destra silenzi e imbarazzi sulla detenuta italiana a Budapest, mentre Meloni telefona al premier ungherese. Mesi di denunce inascoltate, io tenuta al guinzaglio, parte la trattativa per ottenere gli arresti domiciliari e il rimpatrio. Poi Amato, criticare le persone al posto delle idee non è democratico. Conte schiaffeggia il PD e i Dem lo applaudono, in questo caso si parla di opposizione e si parla anche degli chef che ameranno i nostri grilli. Il primo allevamento di grilli autorizzato a produrre farina è a Macerata e nelle Marche appunto questo primo allevamento. Arriva il chip nel cervello e Musk che apre una nuova epoca. Poi per quanto riguarda la protesta nella trincea dei trattori, facciamo un partito, vediamo la foto di una delle tante proteste che ci sono state. All'asta dei cimeli Mussolini straccia Garibaldi, in questo caso il riferimento a quello che accade a Roma. Poi Mosca, affari d'oro per la Cinecittà russa orfana di Hollywood. La Stampa con pasticcio bonus mamme, bloccati gli sgravi fiscali. Questa è una notizia diversa dalle altre, una notizia che la Stampa la utilizza come apertura del giornale. Il PIL dell'Europa vicino allo zero, economia in stagnazione, l'Italia sopra la media. Tronchetti, la BCE ora tagli i tassi. L'intervista è una delle tante che in questi giorni stanno cercando di portare viva l'attenzione alla BCE per il taglio dei tassi. Per ora non se ne parla, ma insomma sembra che arriverà. Io sto con i trattori di Pietro, da contadino sono d'accordo con chi protesta, siamo KO, vedete la foto di Pietro che appunto è sul suo trattore nell'azienda.
Riforma del Premier, Salvini prova a sfilarsi con autentico caso che secondo la stampa è meritevole di questo approfondimento all'interno. Poi Putin che paga la guerra e la Russia va in pezzi. Hamas che tratta la tregua, Biden denuncia l'Iran e ancora alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle con Conte che stoppa il PD e appunto Schlein. Andiamo poi all'intervento Liliana Segre, non rispondo delle azioni di Israele, assurdo mescolare la Shoah con Gaza. Il Messaggero, caso Salis, Meloni sente Orban, telefonata di Palazzo Chigi prima del Consiglio dell'Unione Europea, garanzie per la docente in arresto, i legali puntano ai domiciliari in Italia, il gelo della Lega, ogni paese punisce come vuole, la marcia dei trattori ha bloccato Parigi, Bruxelles si blinda, la protesta degli agricoltori che dilaga in Europa, l'Unione Europea si prepara a un vertice di urgenza. Le fotonotizie, perché sono più immagini e quindi di fotonotizie possiamo parlare, il blitz israeliano che sembra un film, Cisgiordania, agenti vestiti da medici in ospedale, uccisi 3 terroristi. PNRR, la burocrazia sta rallentando le opere, il grido d'allarme delle imprese, in ballo 9 miliardi. Per quanto riguarda Sinner, no a Sanremo, il premier lo incorona, esempio per tutti, la foto lo vede accanto a Giorgia Meloni. Il terzino a Trigoria, Angelino già canta, grazie Roma, Belotti in uscita verso la Fiorentina, sono le trattative appunto della squadra della capitale, notizia certamente più particolare e anche più importante dal punto di vista di Neuralink che impianta un chip nel cervello umano, aiuterà i disabili. Andiamo al Libero con il titolo Il PD invade l'Ungheria, il caso Orban per l'ultima spiaggia, la sinistra prova a processare il nostro governo per la Salis, finita in manette con l'accusa di aver organizzato dei pestaggi politici, ma Meloni spiazza tutti e chiama Budapest. Dopo lo slam le polemiche, conti in tasca Sinner sulle tasse e poi l'autogol di Schlein, si lamenta del TG1 ma è la più presente e in questo caso il riferimento è a un particolare titolo, figuracce democratiche. Suma Oro che lancia il suo piano Mattei e in questo caso appunto è Alessandro Gonzato a parlarne, idem non fomentino l'odio anti-ebraico, la comunità milanese che interviene. No, è la famiglia queer, non è una famiglia, il nuovo libro di Marcello Veneziani, per noi è il momento del Fatto Quotidiano, il Ponte di Messina con mangiatoia libera sugli stipendi e le consulenze, la Lega che sottrae l'opera alla Spending Review, 15 miliardi, se ne parla ovviamente nella prima pagina del quotidiano che siamo a leggere in questo momento, poi Salis, ora Meloni chiama Orban per i domiciliari, rischia fino a 24 anni. Conte Schlein, dialogo e diversità. Il PD è bellicista in questo caso, insomma non troppo accordo. Ecco. Poi invece Bibi agli Stati Uniti, non tratto più e al lago i tunnel con ostaggi. Il segretario di Stato Blinken è stato, come dire, respinto perché il premier israeliano insiste sul no a un'intesa e annuncia l'acqua di mare contro Hamas. Il manifesto Angheria è il titolo di una prigione che non è un albergo a 5 stelle. L'Ungheria impone con arroganza allo scandalo, appunto risponde e impone questa decisione per le immagini di Ilaria Salis condotta in catena in tribunale a Budapest. Meloni chiama Orban, ma il governo italiano non compie passi per l'estradizione. La destra assolve i carcerieri. Conte che sfugge al pressing del PD, in questo caso solo mezza retromarcia su Trump e poi il primo chip nel cervello, ma Musk tiene i segreti e il blitz sotto copertura nell'ospedale di Jenin, Israele-Palestina, ne parla ovviamente anche il manifesto. Il piano Mattei, l'Africa di Meloni nella società dello spettacolo. Poi andando al Mattino, prima di arrivare alla conclusione della nostra rassegna, caso Salis, Meloni sente Orban, la vicenda dell'attivista incatenata in aula a Budapest, chieste garanzie al premier ungherese. Gli avvocati puntano ai domiciliari in Italia, il gelo della Lega, ogni paese punisce come vuole. PNRR a rischio opere per 9 miliardi, allarme dell'ANCE, troppa burocrazia. Nel 2023 il PIL in aumento, più della media europea. Due notizie, una non buona, una sì, con il PIL appunto che è in aumento. I trattori che marciano anche in Campania, protestano gli agricoltori dall'Irpini a Benevento, penalizzati dall'Unione Europea. E poi scontro sui fondi per la cultura, De Luca governo, i fondi bloccati da Roma, così saltano gli eventi. Siamo al Sole 24 Ore, PIL, Italia prima tra i big Unione Europea dopo il Covid, ma nel 2024 la crescita parte solo da 0,1%, il 2023 che chiude a più 0,7%, sul 2019 l'aumento è del 2,9%, più di Francia e di Germania. Questo sembra essere un dato veramente molto importante e indicativo. L'export di armi
made in Stati Uniti, mai così in alto, record a 238 miliardi, più 16%, effetto della guerra, e quindi un export delle armi che fa appunto degli Stati Uniti, come dire, una delle fonti inesauribili. Per Gaza avanza la proposta del Qatar, lo scambio di ostaggi, la tregua prolungata, la guerra con Israele portata in primo piano. E poi piano 5.0 e spese green, il bonus fino al 45%, incentivi alle imprese. Se siete interessati potete andare a leggere questo articolo del Sole 24 Ore, mentre noi ci spostiamo a quello che è accaduto con le neurotecnologie, con Musk e l'impianto del primo chip nel cervello umano. A chiudere, la Gazzetta dello Sport: Sinner punta al numero uno del mondo, assalto al trono. Jannik si prepara per superare il re Djokovic, la Premier Meloni lo riceve, non andrà a Sanremo. Sono tutte le notizie di queste ultime ore, appunto molto intense per Sinner. E poi chi deciderà Inter-Juve? Attenti a quei turchi. Inzaghi e Allegri chiedono a Çalhanoğlu e il Diz di stupire. Terim dice duello tra i top, e quindi probabilmente potrebbe essere un giocatore turco a risolvere la partita. Per noi è il momento di fare una pausa, quindi, come dire, la risolve tutta la nostra regia. Approdiamo alle notizie di carattere territoriale, regionale e locale, appunto con l'ANSA Toscana, che parla dell'ASL di 11 casi di vaiolo delle scimmie nell'area di Firenze, forse contagi durante delle feste, ma non c'è motivo di allarme, così ci dicono, anche se insomma la notizia potrebbe creare un po' di inquietudine. Per quanto riguarda invece poi altri aggiornamenti, la Fiorentina che giocherà al Franchi nella stagione 24-25, questa è la news di ieri sera, e la cronaca con abusi e molesti a studentesse minorenni sul bus, è stato arrestato, ed è un primo piano appunto dell'ANSA con questa foto che vedete in merito a questo fatto di cronaca. Per arrivare alle notizie più direttamente locali, cominciamo dalla Nazione. Questo però è il fascicolo nazionale, dove si parla ancora del caso Ilaria Salis, di Meloni che chiama Orbán. E poi, per quanto riguarda i sabotatori, ancora pali dell'autovelox tagliati in Emilia Romagna, spuntano i vandali che smontano i dossi artificiali. Pensate un po', ormai insomma si sta degenerando. Dossman, in questo caso c'è scritto con un pennarello a vernice sull'asfalto. Andiamo avanti. Siena, strade bianche, la prima classica, percorso lungo con più sterrato. Poi quello che è accaduto lo troveremo nel fascicolo senese: l'addio alla Erte, Mulinacci, folla commossa, saluto alla piazza. La Valdichiana, capitale della cultura, gli impegni di Gianni. Sono queste le notizie che meritano la copertina del quotidiano, ovviamente in merito a Siena. La rivolta dei trattori invade la Toscana, agricoltori stremati, la protesta contro appunto la morsa delle regole dell'Unione Europea. Andiamo avanti con Italiana in catene a Budapest, telefonata tra Meloni e Orbán, Tajani stigmatizza l'Ungheria, è andata oltre ogni limite. Poi sbarchi, assist al governo, la procura della Cassazione, legittimo trattenere i migranti se arrivano da paesi sicuri. Il piano per l'Africa, lo dice Foti in questo titolo, non è una scatola vuota, l'Italia torna protagonista in merito al piano per l'Africa. Le tensioni nel PD con qualche lite e qualche frizione, e poi le zone 30 riducono gli incidenti ma non servono ovunque gli italiani e i divieti. In questo caso si parla di Bologna, si parla anche dei rallentatori stradali, i dossi nel mirino, abbattuto l'ennesimo autovelox, insomma adesso c'è anche chi va a smontare i dossi sulle strade. Poi trattativa sugli ostaggi, in questo caso Medio Oriente in fiamme, e la guerra Russia-NATO, Vienna lancia l'allarme, è una minaccia remota ma bisogna prepararsi. L'annuncio di Musk, il primo chip in un cervello umano, controllerà smartphone e computer. E per il mostro di Firenze, un nuovo giallo, siamo ai delitti italiani, siamo in Toscana con la Nikon dei francesi uccisi che è sparita, tra i reperti solo vestiti e la tenda. Pensate un po', c'è un autentico nuovo giallo che riguarda il mostro di Firenze. Poi bimba morta di stenti, la PM lascia l'accusa, e contrasti col collega, il processo va in tilt, il caso Alessia Pifferi.
La marcia dei trattori, agricoltori stremati, la protesta della base invade la Toscana, la rivolta nelle strade, e in questo caso ci sono tanti interventi e tante interviste. Noi proseguiamo con quella che è ovviamente per noi la pagina economica, in questo caso da leggere: l'Italia meglio dell'Eurozona, le incognite sulla crescita per quanto riguarda il 2024. Intanto questo dato abbastanza positivo, dai, dobbiamo dire, anche se è una crescita non altissima, ma va bene così. Capitale della cultura, la Valdichiana ci crede, per il 2026 ci siamo noi, e la foto ritrae i sindaci della Valdichiana che hanno fatto un patto comune. Trattori in strada, il traffico va in tilt, e questo è il titolo della Nazione. Siamo già al fascicolo locale con la manifestazione di riscatto agricolo che ha portato 400 mezzi a Bettolle nei pressi del casello della 1. Leggiamo ancora la copertina e poi arriveremo all'interno. La fotonotizia per una folla commossa per l'addio alla Erte Mulinacci, il rito civile in Tartuca, poi l'omaggio alla piazza, l'ultimo saluto, è appunto il titolo per quella che è la situazione, purtroppo, di quello che è successo ieri a Siena, con l'ultimo saluto a Laerte Molinacci. Strade bianche più lunga, la classica monumento con la presentazione in comune per l'edizione 2024, poi Valdichiana Capitale, la promessa di Gianni, la presentazione che c'è stata in regione, storie di cronaca nera, rapinò la farmacia armato di siringa, arrestato un giovane e detenuto che assale un agente, gli frattura il setto nasale. Sono questi i titoli principali. Insieme a Susanna Cenni, che corre da sindaco, l'ex parlamentare del PD sarà la candidata a Poggi Bonzi con la vigilia delle elezioni amministrative. Per noi è arrivato il momento della notizia del giorno in 100 secondi, immancabile appuntamento quotidiano. La realtà virtuale per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale italiano, che permette di scoprire e vivere in modo nuovo e immersivo vicende, personaggi e luoghi della grande storia. È questo l'innovativo progetto nato a seguito del bando Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi del Ministero della Cultura, che è stato presentato all'Archivio di Stato di Siena e che da adesso in poi permetterà al pubblico di arricchire l'esperienza di visita alle celeberrime Bicherne. Tramite l'utilizzo di visori, appassionati, curiosi e studiosi potranno così viaggiare nel tempo e trovarsi dentro la storia, e diventando i veri protagonisti degli avvenimenti narrati. E la realtà virtuale potrebbe presto entrare anche al servizio del complesso museale del Santa Maria della Scala. È stata infatti proprio la direttrice Chiara Valdambrini a testare in prima persona il nuovo progetto immersivo per vivere arte e cultura, che al momento attuale è fruibile ai visitatori dell'Archivio di Stato. Ma il progetto ha accolto proprio il beneplacito della neodirettrice della Santa Maria della Scala, e presto una nuova esperienza di visita multisensoriale potrebbe varcare le porte dell'antico ospedale. Questa dunque è la nostra notizia del giorno in 100 secondi. Le notizie invece della Nazione, visto che avevamo dato un'occhiata alla copertina, all'interno si parla della Valdichiana, capitale della cultura. In Italia o in Toscana, il 2026, il nostro anno. Poi strade bianche, nuovo percorso, si alza il sipario sulla prima classica, un evento cittadino molto atteso. E verso le amministrative, Cenni corre da sindaco, l'ex parlamentare del PD candidata a Poggi Bonzi, ora dialogo aperto. L'ultimo saluto della città alla Erte Molinacci lascia un testamento di passione. Il popolo della Tartuca con i fazzoletti, una folla commossa al rito civile per salutare il giovane scomparso. Whirlpool, più utili e taglio ai costi, a breve ci sarà l'arrivo di Arselic. E dalla Whirlpool passiamo invece alla cronaca: con rapina in farmacia, i carabinieri arrestano l'uomo con la siringa che colpì alla Fiore. Per le notizie che ci portano in Valdelsa, altri soldi per il ponte di Bellavista, la regione stanzia 800.000 euro. Da questo titolo invece Arranza, altra aggressione in carcere, detenuto colpisce un agente, l'uomo in ospedale con il naso rotto. Serate danzanti irregolari, sigilli in un locale, organizzatori nei guai. E per il momento
i trattori con la protesta, l'argomento clou per quanto riguarda questi giorni, i trattori in strada in Val di Chiana fuori dalla 1, ma il traffico va comunque in tilt. Poi l'appello dei medici di Notto, la risposta sarà mobilitazione. E ancora per quanto riguarda lo sport, ci arriviamo con le pagine della Nazione dopo i vari inserti, lo sport in primo piano con quello che accade al Siena, la Robur che vuole restare protagonista nel derby con l'Asta, serve continuità. Poi dal 9 dicembre una serie infinita di pareggi, i ragazzi di Bartoli in campo per vincere, in questo caso appunto gli avversari, cioè la squadra dell'Asta Taverne. Stosa vuole accelerare l'accesso ai Playing Gold, in questo caso domenica contro Sestri, servono due punti, e la Menzana biancoverdi sabato sul parquet che sfidano appunto Firenze. Noi andiamo invece al Corriere di Siena. Pochi parcheggi e troppe multe, questo è il titolo dell'apertura. Anche a colonna San Marco preoccupa lo scarso numero di posti auto, c'è il problema dell'alta velocità. La fotonotizia, una folla per l'addio all'Erte, in questo caso città in lacrime. Vediamo l'immagine appunto dalla prima pagina del Corriere di Siena, dove ci sono altri titoli, altri richiami. Quello di Giani, investiremo per la Val di Chiana, a capitale della cultura, la regione che si muove. E c'è la conferma del PD, Cenni sarà candidata, si accende la corsa a Poggi Bonzi, la corsa politica ovviamente. Robur verso il derby contro l'Asta, sabato sarà un anticipo difficile, e per il basket di Serie C con la Menzana che contro Pino Firenze si prepara a una gara chiave. La cronaca, arrestato dopo la rapina con la siringa, e questa ed altre notizie nelle pagine successive del Corriere. Gli applausi di una folla in lacrime per l'addio alla Erte Molinacci, il ricordo del priore della Tartuca, sei stato un esempio di passione e di impegno, dobbiamo imparare da te. Una pagina tristissima che abbiamo letto, quella invece successiva riguarda i parcheggi, mancano i parcheggi e le multe fioccano anche a colonna San Marco, non ci sono posti auto sufficienti. Poi il consorzio agrario di Siena in CAI con la quota del 7,83% e il Santa Maria della Scala, l'eterna incompiuta che resta ancora un ibrido. Pantera, numeri in crescita, il priore Vannuccini che parla in questa intervista. E invece per quanto riguarda le notizie dalla provincia, dopo aver trovato la protesta dei trattori, che vediamo insomma in queste foto e in questa pagina, la protesta dei trattori in corteo di fronte al casello A1, la protesta che continua, noi andiamo avanti e andiamo a cercare invece qual è il riferimento che caratterizza le notizie dal territorio. Capitale della cultura 2026, parliamo della Val di Chiana, Giani promette 1 milione di euro, e quindi ovviamente il riferimento è alla presentazione che c'è stata, e dunque la candidatura forte appoggiata dalla regione. Poggi Bonzi, Susanna Cenni in corsa, e lei la candidata del PD, in questo caso la politica. E poi lo sport con Robur, c'è l'asta nel mirino, questo è il titolo principale per il calcio di eccellenza. Sabato in anticipo il derby con gli arancioblè allo stadio Manni di Colle Valdelsa, un incontro insidioso per i bianconeri che non devono abbassare la guardia. La squadra è tornata a lavorare dopo il giorno di riposo concesso da mister Magrini. Per quanto riguarda il basket di Serie C, parla Iozzi con Pino Firenze, gara fondamentale. L'ala della Menzana parla del big match di sabato al Palaestra. E il volley con Dopo le Sette Meraviglie, l'Emma Villas vuole superare anche Cuneo. Noi arriviamo adesso invece alle notizie del sito www.radiosenatv.it. Associazione proprietaria allenatori allevatori di cavalli d'appaglio, definite tutte le cariche, e la foto vede appunto tutto lo staff al completo. Per quanto riguarda l'Università di Siena, Beatrice Sassi è la nuova DG. Per quanto riguarda invece la realtà virtuale, ne parlavamo prima, Valdambrini, esperienza ripetibile anche per il Santa Maria della Scala. Poi le notizie che arrivano invece per quanto riguarda i comuni, per quanto riguarda il territorio, Poggi Bonzi, nuovi giochi in arrivo nei giardini di Bellavista e Staggia. E ancora per il carcere di Ranza, detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria e gli frattura il setto nasale. Ufficiale Poggi Bonzi e Susanna Cenni, la candidata sindaco del PD, ma sul nostro sito potete trovare tantissime altre notizie che adesso non abbiamo il tempo di leggere perché abbiamo concluso questa puntata di Buongiorno Siena. Il saluto a tutti, ci ritroviamo come al solito domani mattina. Grazie a Diego Gasparoni in regia.